Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, forse ci siamo già dentro da un po', in maniera strisciante. Dunque, deve preoccupare in primo luogo perché abbiamo a che fare con un movimento di tipo etnico jihadista organizzato, gli Houthi dello Yemen, che da tempo sono appoggiati dall'Iran. Quindi siamo di nuovo dentro uno scenario molto simile a quello del 7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas contro civili ebrei. È una scheggia di movimento jihadista che ha dietro una delle grandi potenze regionali, geopolitiche, militari di quell'area, che è l'Iran. Il bersaglio sono le navi che attraversano il Mar Rosso. Eccolo qua. Queste navi trasportano petrolio. Gli Houthi stanno da tempo moltiplicando i loro attacchi. Alcuni di questi attacchi hanno già creato dei danni molto molto seri, tra l'altro anche a navi italiane, anche a compagnie di armatori italiani. Queste navi trasportano soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto petrolio. Dove va questo petrolio? Va in certi casi può andare in Europa o in Cina. Quindi, visto che hai citato la presa di posizione della Cina, una delle prime riflessioni che vanno fatte è questa. Qui gli Stati Uniti e in subordine la Gran Bretagna intervengono non tanto, non solo in difesa di Israele, come è stato fatto invece in alcuni casi contro gli Hezbollah in Libano. Qui stanno prima di tutto difendendo la sicurezza energetica mondiale, la sicurezza energetica degli altri. Voglio sottolineare, gli Stati Uniti non importano più petrolio arabo da molti anni. Gli Stati Uniti hanno raggiunto la autosufficienza energetica sostanzialmente. Il petrolio arabo rimane indispensabile all'Europa e all'estremo oriente, Cina e Giappone. Il paradosso quindi è che la Cina dipende ancora dal ruolo di gendarme mondiale degli Stati Uniti. Solo gli Stati Uniti, eventualmente con l'aiuto di alleati come la Gran Bretagna, sono ancora in grado di esercitare delle operazioni di polizia, di sicurezza, che vanno a vantaggio anche di altri. Un'ultima riflessione. Sul luogo dove mi trovo io, sono a Riyadh per dare una conferenza dopodomani proprio su temi geopolitici e strategici. Uno dei paesi di cui questa vicenda mette in evidenza la fragilità è l'Arabia Saudita. Certo. Perché l'Arabia Saudita, nonostante le spese militari enormi, nonostante gli armamenti sofisticatissimi di cui dispone, non è mai riuscita a venire a capo della ribellione degli Houthi nello Yemen, che sono suoi nemici, perché in precedenza c'erano stati anche attacchi degli Houthi contro installazioni.